tutto presentare alle elezioni provinciali. Ma ha raccolto voti in cambio di... E non c'è, no, dice, bisogno di un rapporto di causalità molto più forte di quello che lei mi sta rappresentando, altrimenti poi veramente finiamo all'esame. Però ci sono delle intercettazioni molto chiare dove Pasquale De Lucia, nel parlare i fratelli Schiavone, che poi ricevono, sono destinatari di un appalto costruito ad hoc, cioè un appalto e una trattativa che è stata costruita ad hoc per far vincere loro, hanno avvicinato determinate persone per dire di non presentare la richiesta oppure di presentare l'offerta senza la cauzione, cioè ci sono una serie di elementi, tutti sentiti, tutti abbiamo verbalizzato, dove è stata fatta ad hoc per far vincere loro, cioè loro hanno sempre creato una parvenza di legalità e di legittimità, sia attraverso progetti ben predisposti, avvalendosi anche di persone che non sapevano di aver firmato, cioè loro hanno predisposto progetti a nome di architetti, a nome di ingegneri che non hanno mai firmato, che hanno fatto anche la querela, hanno sporto querela. Cioè tutto predisponeva o Basilicata in quale responsabile settore ecologia per quanto riguarda Ecomondo. Per quanto riguarda tutto l'aspetto, diciamo, dei permessi a costruire, si interessava Auriemma. Nel computer di Auriemma, che noi abbiamo sequestrato, abbiamo fatto una consulenza, abbiamo trovato i documenti da lui utilizzati per predisporre la documentazione per l'impianto di autolavaggio dei Tersoni. Cioè lui, il problema grave di questo è proprio la coincidenza tra controllore e controllato, tra chi doveva controllare e chi doveva essere controllato. Lui faceva tutti e due, quindi predisponeva il progetto e se l'approvava. Quindi abbiamo trovato l'impianto di autolavaggio, abbiamo trovato il progetto del bar Tersoni, cioè lui faceva entrambe le cose. E quindi chiaramente lo stesso il Russo e De Rosa, l'impianto di autolavaggio di quegli altri due persone, gli altri due imprenditori, lui era quello che predisponeva tutto, però allo stesso tempo se l'approvava ed evitava che effettuassero i controlli. E questo l'aspetto veramente inquietante di questa vicenda, che non c'era nulla che si muoveva se non lo volevano loro. E quindi Antonio Schiavone poi è il cognato di l'ex parlamentare Italo Bocchino. Sì. Lui è una persona che mi ha fatto tante politiche in Alleanza Nazionale, sia nella Travessano che in tutta la provincia di Caserta, e anche con noi guardiamo a noi interessa poco. Quindi loro hanno vinto.